Quante volte al giorno strisci il POS? Quanti pagamenti digitali fai alla settimana? Sono metodi di pagamento sicuri, comodi, efficaci, che ci tutelano, ma siamo sicuri che sia tutto lì o magari c'è un rovescio della medaglia che non vediamo? Seguimi con molta attenzione fino alla fine di questo video perché ti offro una prospettiva del tutto nuova su questo argomento. Ciao, sono Simone Marietta Durelli, negoziatore professionista e docente di negoziazione. In questo video voglio condividere con te alcune riflessioni riguardo la digitalizzazione dei contanti. Un negoziatore non è soltanto un esperto di comunicazione, ma anche necessariamente uno stratega. E quindi tende sempre a porsi delle domande che la maggior parte delle persone istintivamente non si pongono. La prima da porsi in ogni situazione quando qualsiasi controparte ti lancia una proposta è qui prodest, ovvero a chi giova. Tenendo sempre bene in mente quel vecchio proverbio che dice l'unico formaggio gratis è quello nella trappola per i topi. Dunque, oggi concentriamoci sulla digitalizzazione dei pagamenti, che hanno una infinità di aspetti positivi. Di sicuro c'è la comodità, perché non dobbiamo andare a prelevare, basta avere la nostra carta di credito di plastica o addirittura semplicemente il cellulare e possiamo fare tutti i pagamenti, quindi la comodità è sicuramente un punto a suo vantaggio. Secondo punto è il contrasto delle frodi e del lavoro nero. È chiaro, perché tutti i pagamenti digitali sono tracciati e questo aiuta moltissimo a contrastare questo tipo di microcriminalità. Ancora, la digitalizzazione del denaro ci fa sentire più sicuri per quanto riguarda la possibilità di subire furti o scippi, perché non avendo più contante probabilmente neanche in casa, da questo punto di vista si dorme sonni più tranquilli. Ma come dicevo all'inizio, ogni medaglia ha il suo rovescio. Facciamo questo ragionamento insieme, parliamo di economia circolare. Ad ogni transazione digitale, la banca o il fornitore del servizio digitale chiaramente trattiene una piccola percentuale, che normalmente si aggira intorno all'1%. Quindi diciamo che io vado al ristorante, pago con il mio sistema digitale 100 euro e al ristoratore ne arrivano 99, un euro lo trattiene il fornitore di servizi per il servizio che mi ha erogato. Quindi sto riversando sul ristoratore, sottraendogli un euro, la mia comodità di non essere andato al bancomat a prelevare dei soldi, perché effettivamente anche io sono pigro quando si tratta di farlo. Il ristoratore poi con quei soldi pagherà il fornitore della carne per il delizioso filetto che mi ha fatto mangiare. Quindi quei 99 euro passeranno nelle mani del suo fornitore e l'istituto bancario o il provider del servizio si tratterrà un altro euro. Quindi al fornitore delle carni arriveranno 98 euro. Il fornitore delle carni con quei 98 euro pagherà in digitale l'allevatore che gli ha venduto il vitello e quei 98 euro diventeranno 97 euro. L'allevatore del vitello pagherà chi gli ha fornito il cibo per il suo bestiame e quei 97 euro diventeranno 96. A forza di girare, questi 100 euro che ogni volta vengono depauperati di un punto percentuale torneranno a me perché una persona mi chiederà una consulenza o acquisterà un mio servizio e di colpo quei 100 euro saranno diventati 30, 20, 10. La differenza fra il valore iniziale 100 euro e il valore residuo sarà finito giustamente nelle tasche di chi ci ha fornito servizio, ricompensando la nostra comodità, la nostra sicurezza e il nostro servizio. Se invece io avessi pagato il mio ristoratore con una banconota da 100 euro, lui avrebbe preso quei 100 euro e avrebbe pagato il fornitore delle carni, che avrebbe preso quei 100 euro e avrebbe pagato l'allevatore, che avrebbe preso quei 100 euro e avrebbe pagato chi gli ha fornito il cibo per il vitellino. E dopo n passaggi, una persona avrebbe preso quei 100 euro e avrebbe pagato me per una consulenza. Questo è il principio di economia circolare, in cui 100 euro all'inizio di carta moneta valgono sempre 100 euro alla fine, perché non avviene nessuna depauperazione della banconota. Ora, prima di arrivare alle conclusioni finali, ti invito a iscriverti al canale, attivare la campanellina, fare un bel like e subscribe che aiuta tantissimo l'algoritmo a promuovere il mio canale e ti invito qui sotto a scaricare le mie video lezioni gratuite e il mio manuale in PDF Codice Occam 8 mosse infallibili per vincere ogni negoziazione.
E veniamo quindi alle conclusioni finali. Come ti dicevo prima, da buon negoziatore bisogna affrontare ogni situazione da prospettive diverse, non soltanto da quella che ci viene fornita come più vantaggiosa, perché normalmente chi ci fornisce una prospettiva la fornisce a proprio uso e consumo. Come dicevo all'inizio, qui prodest, a chi giova? Beh, questo sistema giova anche a noi, perché, ripeto, i pagamenti diventano molto più semplici, molto più comodi, non dobbiamo andare a prelevare, non tocchiamo carta moneta che potrebbe anche essere sporca, che può portare bacilli, virus e quant'altro. Ma c'è un risvolto della medaglia, e cioè il fatto che in questo modo inconsapevolmente impoveriamo la nostra nazione, aumentando di molto chiaramente il potere di chi ci offre questo servizio, perché è un servizio che va retribuito. Sto dicendo che il contante sia meglio del digitale? Assolutamente no. Sto dicendo che entrambi hanno pro e contro. L'importante è sviluppare una mente critica che ci permetta di guardare da punti di vista diversi ogni situazione. E tu ne eri consapevole? Utilizzi ancora il caro vecchio contante qualche volta, oppure sei passato esclusivamente al comodissimo e super efficace denaro digitale? Fammelo sapere nei commenti. E se c'è qualche altro aspetto della vita quotidiana o dei meccanismi che muovono il mondo che vuoi che osservi attraverso i miei occhi e ti racconti, utilizza i commenti per farmelo sapere. Bene, per oggi è tutto, non mi resta che darti appuntamento al prossimo video e nel frattempo ricordarti, se senti rumore di zoccoli, pensa a cavalli, non a zebre.